non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla. Lui l'aveva una buona storia. Lui era la sua buona storia. L'avevano lasciato nella sala da ballo di prima classe, sul pianoforte. L'ho trovato nel primo anno di questo nuovo fottutissimo secolo, no? Lo chiamerò Novecento. 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 Ma è un numero. Era un numero. Adesso è un nome. Danny Goldman, T.D. Lemon, Novecento. Stava seduto sul seggiolino del pianoforte. Le gambe gli pendolavano giù, non toccavano nemmeno per terra. E come è vero Dio, stava suonando. Non era un trucco, era proprio lui a suonare le sue mani su quei tasti, Dio sa come. E bisognava sentire che cosa gli veniva fuori. Ora, se uno che suona nano suona la tromba, durante la burrasca incontra uno che gli dice vieni, quello che suona la tromba può fare una cosa sola. Andare. Vieni a sederti qua. Io non lo capivo dove voleva arrivare. Insomma, stavo lì a cercare di tenere fermo quel pianoforte che cominciava a scivolare come un enorme sapone nero. Non c'era mai sceso da quella nave. Non era una palla, veramente mai sceso. Eppure era come se le avesse viste tutte quelle cose. C'è tutto alla fine di quei gradini, tutto. Lo facevo, ma perché non lo fai finta? Nell'estate del 1931, che sul Virginia salì Jelly Roll morto. Stasera Jelly Roll morto, l'inventore del jazz. Qualcuno da qualche parte dovete dirgli il Novecento. Suona il jazz, ma quando non ha voglia, ma suona qualcosa che è come 10 jazz messi insieme. Tutto quello che si può fare con una tastiera di 88 tasti in una fice. Io posso anche restare per anni qua sopra, ma il mare non mi dirà mai niente. E volevo che un giorno scendesse di lì e suonasse per la gente della terra, no? E poi sposasse una donna simpatica. Poi fece una cosa strana. Si tolse il cappello, sporse la mano per il mancorrente delle scalette e lo lasciò cadere giù. Lui era 900. Non è una di quelle persone che ti chiedevi chissà se è felice quello. Mi sembrava al di là di tutto. Con quella faccia invecchiata, con la giacca pettorata, le mani bianche, le scarpe lucide. Ed era sceso lui. Nella penombra sembrava un principe. Un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Ma tu lo sai che sono 88, su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E su quei tasti infinita è la musica che puoi fare. Io sono andato su questa nave. E il mondo passava anche qui. A 2000 persone alla volta. I desideri ce n'erano anche qui, ma non più di quelli che ci possono stare tra una pua e una poppa. La Terra, quella è una nave troppo grande per me.